La classe operaia talvolta va in paradiso. Così succede che una recanatese cuore e muscoli superi l'Ancona tutte stelle, che invece Altubaldi ha clamorosamente toppato, surclassata dall'ardore dei leopardiani. In versione da combattimento con Ristè e Moriconi a formare la cerniera di metà campo, la truppa di Omiccioli ha messo ardore, generosità e tanta corsa, le doti d'altronde fondamentali di chi si vuol salvare. Il recupero poi di diversi imprescindibili elementi rende fiduciosi per un futuro che appare meno cupo. Mirko Miccioli negli spogliatoi. Mister, oggi è stata la prova provata che questa squadra, quando ha questo approccio alle partite, può essere veramente competitiva contro chiunque. Ma sì, io direi che oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. È stata una gran bella vittoria, però non è finita qui, perché domenica c'è un altro derby, dopo domenica c'è un altro derby ancora. Diciamo che è stata una grande vittoria, faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno dato tutto. È anche vero che quando c'hai la possibilità di poter scegliere è anche un'altra cosa. È quello che vado dicendo da qualche mese e nessuno magari o fanno finta di non ascoltarmi. Hai scelto una squadra da combattimento, no? Con Ristè e Moriconi a centrocampo, più forse una scelta di sostanza rispetto alla tecnica e alla classe? Sì, ho impostato un po' la gara sull'aggressività, sulla determinazione, su cose che magari potevamo mettere in difficoltà l'Ancona, ci siamo riusciti e abbiamo ottenuto una grandissima vittoria. Senti, dopo Agnone c'è stato un faccia a faccia, no? Negli spogliatoi, possiamo chiamarlo un patto per la salvezza, voi, squadra, società? Beh, ma questo l'hanno fatto anche i giocatori tra di loro e sono ben contento che l'abbiamo fatto con la società, ma non è che mi ha chiesto la società il confronto, l'ho chiesto io per ribadire che magari qualcuno scrive il contrario di quello che si dice, e perciò io ho avuto un confronto con la società, ho visto che mi ha manifestato la sua fiducia e sono andato avanti, perché io dico che questa squadra, se recupera tutti gli effettivi, può fare da qui alla fine il campionato che deve fare. Sull'Ancona meglio stendere un velo pietoso, la squadra di Favo rumina un gioco sterile ed improduttivo, impresentabili davanti Ingari ed Artiaco, ma anche la difesa ha mostrato gravi scompensi, per cui alla fine il verdetto finale è legittimo. Massimiliano Favo rivolge un pensiero ai tifosi dorici, che definire delusi è un eufemismo. Ma è una partita del primo tempo, siamo stati sempre in gara, obiettivamente il primo tempo siamo andati sotto per questo gol straordinario, devo dire, di Cavaliere, però la partita l'abbiamo fatta. Nel secondo tempo probabilmente ho cercato in tutti i modi di dare verve, giocando addirittura con un 4-2-4, con Ambrosi e con Borrelli in mezzo al campo, per cercare in tutti i modi di poter creare qualche cosa da gol. Sicuramente mi preme sottolineare che è un momento molto difficile, io credo di questi ultimi anni sicuramente il momento più difficile, dove sicuramente mi dispiace per i tantissimi tifosi che sono stati oggi non straordinari di più e non meritavano questo risultato, che, ripeto, è frutto anche, come tutte le partite di questo girone, di episodi, perché fuorigioco di Martino subito non c'era. C'era un rigore su Martino che non è stato dato, che mi sembrava evidente. A volte le partite di questo campionato si vivono su questi episodi. Speravo qualcosa di più nel secondo tempo, in virtù proprio di quello che secondo me abbiamo fatto nel primo tempo. Eravamo sempre stati in partita e sapevamo che avremmo trovato una Recanatese col sangue agli occhi, perché è nel DNA di questa squadra, insomma. E vediamola la cronaca, subito proteste doriche non del tutto ingiustificate per un contatto in area tra Patrizzi e Martino, l'arbitro sorvola. Risposta giallorossa con una combinazione Patrizzi-Gigli, il tiro al volo del Baby si perde sopra la traversa. L'inerzia in mano agli ospiti, che a metà campo denotano un'evidente supremazia tecnica. I padroni di casa si arrangiano come possono, con ardore e volontà. Al 35esimo Ingari saggia le qualità di Paniccià, che non trattiene, Patrizzi è reattivo ad anticipare Cavallaro. Un giro di lancette di leopardiani passano, Cavaliere riceve in aria sul filo dell'offside da Curzi, controlla e girata di destro con la palla che colpisce il palo interno e si insacca alle spalle di Darcier. Il bomber di giornata, tra l'altro ex di turno. Simone Cavaliere, il match winner, senti, un primo tempo un po' sofferto, anche se l'Ancona non vi ha fatto correre grandi rischi. Il tuo gol, poi un secondo tempo dove invece avete dato veramente il 101% in campo. Sì, perché quando si affrontano queste squadre qua con una caratura tecnica molto più elevata della nostra, e la classifica lo dice bene, bisogna attenderli e magari giocare
giocare tanto magari di rimessa, perché loro tecnicamente sono molto bravi. Noi abbiamo cercato di vincere ogni contrasto, di andare su ogni palla, di correre molto più di loro, perché è quello che dovevamo fare, ci siamo riusciti. E poi avete visto tutti com'è andata la partita, abbiamo tenuto benissimo il campo il secondo tempo, abbiamo concesso quasi niente all'Ancona e ce lo siamo meritato e ce lo meritiamo, perché la classifica per noi è precaria e d'ora in poi ogni partita dovrà essere una finale per noi, indipendentemente da chi incontriamo, dall'Ancona, San Benedettese, San Nicolò. Noi non dobbiamo guardare l'avversario, noi dobbiamo solo correre, pedalare a testa bassa e buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ancona che insiste con inutili lanci in profondità, soffrendo e sbruffando, la Recanatese regge. Ripresa, l'arbitro Grazia Gagliardini già ammonito per un netto fallo su Moriconi, il secondo giallo ci stava tutto. Ti aspetti un Ancona arrembante ed invece per Paniccia è ordinaria amministrazione. Martino viene fermato per fuorigioco, Artiaco con un tappin di testa impensierisce il portiere ed alla fine arriva il 2-0 con un contropiede orchestrato da Palmieri e finalizzato da Redivivo Rossi. Finisce in gloria per la Recanatese dopo tanti, troppi bocconi amari. Il presidente Sandrino Bertini. Sì, oggi abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo concesso nulla all'Ancona, abbiamo giocato con grande cuore. Io credo che dovrebbe essere il punto di partenza questo per noi. Questo era quello che ci siamo auspicati da parecchie settimane. Finalmente, diciamo, questo scatto d'orgoglio è arrivato e oggi è arrivato alla grande, perché io credo che sia un 2-0 netto, secco, che non lascia adito a discussioni. Insomma, abbiamo vinto in maniera sicuramente netta, quindi siamo estremamente contenti di questo. C'è stato un faccia a faccia dopo Agnone, dove la prestazione invece era stata deludente. Credo che sia servito a qualcosa, c'è stato una sorta di, chiamiamolo, patto per la salvezza. Sì, martedì ci siamo incontrati con il mister e con tutta la squadra, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: questa non può essere la Recanatese. La Recanatese è una squadra che ha un organico completamente diverso, quindi deve avere, diciamo, dei risultati diversi. I ragazzi hanno capito il messaggio, oggi hanno giocato con grande cuore, non hanno lasciato nulla agli avversari, hanno corso, sono rientrati tutti le punte, centrocampisti, per cui una grande prestazione secondo me. Per l'Ancona a tempo scaduto pure il rosso diretto a Borrelli, proprio una giornata no.